Era alla guida di un camion betoniera all'interno del cantiere di un grande capannone, quando forse per un malore si è schiantato contro un pannello di cemento di un muro in costruzione, caduto a causa dell'urto. Un incidente sul lavoro fatale, quello avvenuto nel primo pomeriggio a Uragodoglio nel Bresciano. A perdere la vita un operaio albanese di 63 anni, dipendente di una ditta di trasporti che gestisce la distribuzione di materiali per l'edilizia per conto di una cava della Bergamasca. Quando i sanitari del 118 sono arrivati in via Padana Superiore, per lui non c'era più nulla da fare, inutile anche l'impiego dell'elisoccorso. Sul posto, per chiarire la dinamica dei fatti, i carabinieri di Chiari, la polizia e i tecnici dell'azienda di tutela della salute, che dovranno ricostruire quanto accaduto. Un ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia. Sempre nel pomeriggio a Castelleone, in provincia di Cremona, un 70enne è finito in ospedale in codice rosso dopo essere caduto da una scala da un'altezza di 2 metri mentre potava delle piante ed essere poi stato colpito alla testa dal ramo di un albero.